comunque tra Stray Kids e BTS? Ehi, bentornati. Oggi avrò un compito difficilissimo, ovvero cercare di trovare una canzone K-pop che possa piacere a un teenager ragazzo. Vabbè, tanti mi conoscono da canale dello zio, sono Riccardo, fratello di Giada in questo caso, e oggi proverò a fare la reaction a vari gruppi. Che musica ti piace? Tu cosa ascolti normalmente? Non mi piacciono tanto le canzoni italiane Ok, e quindi opto più ottimo inizio. opto No, più scherzo, sulle magari su quelle inglesi oppure che vabbè, di solito basta che non siano italiane, perché non mi piace troppo. Ok. Il rap ti può piacere all'interno di una canzone, nel senso una canzone cantata con un pezzo rap? No, dentro le canzoni no. Sappi che è praticamente una delle cose principali delle canzoni K-pop. Tante, tantissime canzoni di Bene. K-pop hanno la parte di rap. Sicuramente tu conosci Dynamite, Sì? sicuramente conosci Gangnam Style Sì? e probabilmente conosci qualcosa delle Blackpink. Sì. Ok. Io ora cercherò di farti sentire cose che non hai mai conosciuto, cioè sì, cose che non hai mai conosciuto, cose che non hai mai sentito. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace e anche magari commentare qua sotto. Iniziamo subito carichi. Loro sono gli Stray Kids. Ok, ora inizia. Ti saresti mai immaginato questa voce da lui? Così profonda? Il ritornello è tipo una bomba per me. Sì, è bellissimo. Cioè, già mi piace. Bello, anche i movimenti mi piacciono. Anche se c'è del rap? Sì, anche. Questa qua è la canzone che ha avvicinato lo zio al K-pop. Gli era piaciuto il video e guardando il video poi gli è piaciuta la canzone perché sono editati molto particolari i loro video. Poi sai che lo zio facendo tanto video editing è appassionato di queste cose. Vedi che c'è sempre tanto rap. Senti che cambio c'è ora? Diventa improvvisamente tranquilla. Sì, infatti la prima parte non mi piaceva molto perché era troppo, secondo me, per i Ma miei si gusti. riscatena. Questa è di tuo gusto, no? Sì, allora la parte iniziale secondo me non, cioè, non era tanto nel mio stile, diciamo, come mi piace, però dopo, diciamo, il cambio di. Il pre-chorus, quella parte un Sì, po' più melodica. mi era piaciuto molto. Il ritornello invece? Anche quello, sì. Sì. Tu. Questa è una canzone speciale che hanno fatto perché era Natale, perché non fare una canzone in più? Senti già che parte strana. Questa è, secondo me è tamarrissima ed è proprio bella perché è tamarra. E inizialmente ti vergogni anche un pochino per il fatto che ti piaccia, poi dici chi se ne frega, è giusto così, cioè è troppo bella. Allora, la parte in realtà super tamarra non è qua, però guarda che bello che è il video. Quanto è assurdo. Allora, per ora questa qua non ti sta convincendo del No, tutto. in realtà, cioè, mi piace perché comunque sento che in questa canzone, tipo il rap, mi dà meno fastidio anche per la voce e quindi non mi dà troppo fastidio come certe canzoni rap che ci sono Ok. in generale. Di che non è tamarra. Aspetta, sta per arrivare ancora altra tamarrizia. Che è buon Natale in spagnolo. E dici perché in spagnolo? Non importa. Sono coreani, ma non importa, ci sta bene. Feliz Navidad. Cosa ne pensi? Bello, soprattutto gli effetti che hanno fatto, soprattutto quando c'è stata la caduta con i regali e tutto, anche dentro il supermercato con gli oggetti che fluttuavano. Sì, mi è piaciuta anche l'intonazione del. Era un po' E tamarra, basta, vero? sì. Però era quel Però tamarro era giusto, dai. buffa allo stesso tempo. Gli Stray Kids ora li abbiamo finiti. Ti piacciono? Sì. Promossi? Sì. Questa è una delle mie preferite dei BTS. Sì.
cioè, molto più stile K-pop rispetto a Dynamite, che è molto più internazionale come suoni e tutto, al di là della lingua. Sì, no, mi piace. Ecco, questa parte qua, se tu l'ascolti su Spotify, non c'è. È tipo un intermezzo musicale bello, perché poi sentirai. E loro lo fanno spesso nei loro video, questa parte qua. Senti che bella che è. Mi è piaciuta soprattutto anche la parte degli effetti che non fanno con la voce ma solo musicali. Mm-hmm. E secondo me è un peccato che non la mettano poi tipo su Spotify. Per il resto della canzone è bello, mi piace soprattutto anche il video come è stato strutturato. La voce non mi dispiaceva per quanto riguarda il fastidio che ho con il rap, che non mi piace tanto nelle canzoni, però... facendo sentire anche tra i migliori rapper del settore, sia prima con gli Stray Kids che adesso con i BTS, quindi ti sto anche abituando un po' bene. Però mi piace, sì. Questa potrebbe non piacerti per niente. Però anche questa è il tamarra al giusto. Questa ci ha messo un pochino a piacermi inizialmente. Senti che è già diversa da quella di prima. Per ora sì o no? Sì, mi piace. Non è il tuo genere? No, sì, mi piace tanto. Nonostante questa c'ha tanto rap, molto più cattivo delle altre. Non avrei mai creduto che ti potesse piacere. Cioè, a me piace, ma avendomi detto tu che non sei un amante del rap, sono stupita. Lo so, non pensavo neanche io che mi potesse piacere... una canzone del genere o comunque perché sono abituato a canzoni diverse. Però sì, mi piace, è una canzone che metterei magari di sottofondo mentre fai qualcos'altro. Questa non so se ti piace. Per ora comunque tra Stray Kids e BTS. Stray Kids. Oh! Loro fanno canzoni di tutti i generi. Quindi ora li vedi tranquilli, ma la canzone prima si chiamava Hot e avevano tipo le magliette trasparenti, col petto che si intravedeva, tutti sudati, tutti fichi. E qua torna già più calma rispetto a questo. Che è il bridge della canzone, solitamente i bridge delle canzoni sono le parti dove si respira prima dell'esplosione finale col ritornello finale. Loro sono anche tra i gruppi che a ballare sono più sincronizzati in assoluto, fanno paura. Mi piace, soprattutto anche perché c'è meno rap. E questo mi svantaggia però dal punto di vista del K-pop, no? Mm-hmm. Però essendoci una, cioè essendo che hanno fatto solo una piccola parte in cui c'è il rap e il resto della canzone è già più calma, mi piace abbastanza. La parte rap è tutta abbastanza tranquilla e melodica. E questa canzone qua l'ha scritta uno di loro. Era anche il producer della canzone. Guarda, lo vedi quanto sono sincronizzati. Ecco, vedi, il budget per questo video non è tantissimo. Sono in cima a un grattacielo, in mezzo al deserto e in una lavanderia. Eccola, una piccola parte dietro. Però è molto cantato come rap. È finita la parte di rap, non ce n'è più.
Mi piacerà soprattutto la coreografia. Di questi tre gruppi, se dovessi scegliere in base al tipo di canzone, non so perché, ma mi piacciono di più gli Stray Kids. Mentre dal punto di vista di coreografia o comunque di video, Seventeen, sì. C'è questa canzone che non sono sicura che ti piacerà perché è molto forte. Questa secondo me non è il tuo genere. Voglio vedere cosa ne dici. Qua sono arrabbiatissimi perché devono fare una rivolta, quindi ti immagini quale sarà... Lo spirito è quello di una rivolta. Se ti piace questa canzone è una grossa svolta. Poi, arrivati al ritornello, se vuoi continuare me lo dici, altrimenti te ne faccio sentire un'altra loro. È troppo, come dicevi te, forte. Too much. Sì, okay. Non mi piaceva tanto da... Questa è sicuramente molto melodica, c'è tanto rap, ma è tanto tanto melodica. Ed è molto tropical. Questa probabilmente piacerebbe a tua mamma. Dice Hakuna Matata. Prossima o continuiamo? No, mi piace. Ok. Ti hanno confuso un po', vero? Allora, devo dire che il rap non l'ho quasi neanche sentito. Cioè, proprio non mi sembrava neanche ci fosse. Ero più concentrato sulla melodia e tutto. E li metterei sotto gli Stray Kids. Mi piacciono troppo. Non lo so. Ok, quindi più dei BTS. Ti faccio sentire l'ultima canzone. Ok. E poi, se vi interessa... farlo reagire a un gruppo in particolare, magari facciamo un video solo su un gruppo, lo scrivete nei commenti. Questo è Psy, okay, con uno dei BTS. Questo video è follia come tutti i video di Psy. C'è un sacco di rap, c'è un sacco di tamarraggine, c'è un sacco di EDM e c'è anche un po' di musica latino. Che poi magari l'hai anche già sentita, o no? No? La cosa più bella è la serietà con cui fa tutta sta roba. E concludiamo così, in bellezza. Mi dica il suo parere. Mi è entrata in testa, come dicevi te, mi piace. Sì, anche la coreografia e anche la voce del ragazzo là, di BTS. Suga, sì. Mi è piaciuta quando ho fatto l'entrata. E per il resto bella, mi è piaciuta. Hai visto? Guarda, non avresti creduto quando ti ho detto che praticamente in ogni canzone di K-pop c'è il rap, ma a quanto pare quello delle canzoni K-pop ti può piacere. Sì. Fossero state in lingua inglese, avresti detto sempre che è K-pop o avresti pensato che è musica globale? No, sinceramente avrei pensato più a musica globale. Ok, è così tanto male il K-pop come, come commentano a me delle volte che è musicaccia, fa schifo, eccetera eccetera? No, anzi mi è piaciuta per non averla mai sentita. Alla fine di questi ascolti i tuoi preferiti? Stray Kids. Stray Kids sono anche tra i preferiti dello zio, quindi non so, vi conoscete in famiglia, avete tutti gusti simili, sembra fatta apposta. Mi raccomando, se alla prossima volta che ci vediamo lo volete far reagire a qualche gruppo in particolare o volete che reagisca ai gruppi femminili o volete una parte 2 dei gruppi maschili o degli artisti femminili, scrivetelo nei commenti. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao! Ciao!